È mattino, fuori dalla finestra gli uccellini cinguettano. Cip, cip. Aprite gli occhi. Brut, brut. Un raggio di sole vi riscalda il volto. Alzatevi dal letto. Alzatevi dal letto. Alzatevi dal letto! Se ce la facciamo. Benvenuti in questa nuova e rilassante sessione di ASMR. Abbassate la luce della vostra stanza, indossate le cuffie e ora rilassatevi con noi. Lasciatevi trasportare in un mondo di pura serenità. È il momento di fare un carico di energie. Cosa stai facendo, scusa? La moca. Ah, giusto, ma non è ancora affidata. Scusa. Il suono della moca quando si affida è un suono molto rilassante. Scr, scr. Scusa. Rilassante. Sì. L'acqua fresca è scesa su di voi. Scrosh, scrosh. Swoosh, swoosh. Che sbadati. Non abbiamo utilizzato il dentifricio. Lo apriamo. Ma si può avere una giornata tranquilla oggi? Siamo sul bagnasciuga. C'è il mare. Rush. La sabbia è soffice sotto i nostri piedi. Pat, pat. Un gabbiano vola leggiadro. In lontananza. Tuffiamoci. Iniziamo a nuotare. Anche la nuotata rilassante no! Chiamo l'amministratore di condominio! Chiamo, non è possibile. Chiamo, per favore. Amministratore di condominio. Che cazzo? Un elefante. Signor amministratore, è un continuo. Non ci fa fare nulla. Non ci fa alzare dal letto. Sì, non ci fa fare la doccia. Non ci fa avvitare la moca. Non ci fa pettinare. Non ci fa allacciare le scarpe. Non possiamo fare nulla. Sì, allora, amministratore, salve. Sì, sono Stigliano dell'interno 11. Passo il telefono che ci sente. Sono Stigliano dell'interno 11. Ascolti, questa ci rende le giornate impossibili. Io non ne posso più. Più che altro, non sappiamo cosa voglia da noi. Cioè, se lei lo sa. Esatto. Questo vicino, con noi. Che problema! Con voi nessuno. Ma forse voi un problema ce l'avete. Non conoscete le malattie romane. Ah, è giusto. No. Per 700.000 persone in Italia, compiere una semplice azione quotidiana, come sollevare un bicchiere o abbottonare una camicia in autonomia, è un'impresa quasi impossibile. Ho capito, signora, ma cioè, noi due cosa possiamo fare? Fare una diagnosi precoce e sostenere APMAR. Ah. L'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare è nata a tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie reumatiche. Esistono oltre 150 tipologie di malattie reumatiche diverse, dalle più gravi alle meno gravi, ognuna con propri sintomi e caratteristiche, ma spesso accomunate dall'impossibilità a compiere movimenti e da relazioni sociali limitate per chi ne è affetto. Ne possono essere affetti tutti, uomini e donne, e purtroppo nemmeno i bambini sono esenti. Il 10% della popolazione italiana convive con una di queste patologie, molte delle quali sono gravemente invalidanti se non diagnosticate e trattate precocemente. Per questo APMAR si batte per diffondere la conoscenza su queste malattie, ancora poco riconosciute anche a livello sociale. Ascoltare il proprio corpo, riconoscere i sintomi, permette di arrivare ad una diagnosi precoce e a delle cure tempestive. Quindi sosteniamo APMAR. Perché una giornata tranquilla la meritiamo tutti. Vicina, ci facciamo due malloreddu adesso. Ci sto. Pace, malloreddu! Credo sia della Sardegna. Se la fosse svizzera io. Invece sosteneteci.